Joe Tivannelli rinuncia ad una serata nei pressi di Verona perché avrebbe dovuto condividere la console con Gianluca Vacchi. Il suo post diventa virale nel giro di poche ore. Ne parliamo su Essere DJ Oggi. Ieri, giovedì 13 luglio 2017, in tanti amici e colleghi hanno condiviso un post di Joe Tivannelli che racconta con un pizzico di rammarico di aver dovuto rinunciare ad una serata per motivi personali, perché non intendeva condividere la console con Gianluca Vacchi, star del web. Col denaro non si compra il mestiere di DJ e neppure l'amore. Essere DJ è innanzitutto una missione e un lavoro serio, non un passatempo e una moda. Queste sono le sue parole. Il post è diventato rapidamente virale, tantissimi colleghi che tributano onore e rispetto per questa frase. Non è facile rinunciare ad una serata, insomma ad un impegno preso e comunque pagato, eccetera, quindi rispetto. Al di là delle polemiche, qua tanto qualcuno trova sempre da ridire. Ci interroghiamo però sul significato di questa operazione, di questa azione. Conosciamo bene Joe Tivannelli per la sua storia, conosciamo bene anche il suo temperamento forte, sotto tutti i punti di vista. Joe Tivannelli se lo può permettere per vari motivi, ma ben vengano iniziative di questo tipo. Un rifiuto forte e netto alla mercificazione della nostra professione. Mi viene in mente un dibattito di un bel po' di anni fa. In questo video vediamo Daryl Hall e John Oates da un lato e una giovanissima Madonna da quell'altro. Hall e Oates avevano già venduto una cinquantina di milioni di dischi, mentre Madonna era al suo primo singolo. Erano i primissimi anni di MTV e ci si interrogava sul rapporto tra immagine e musica. Sostanzialmente Hall e Oates, che rappresentavano un'altra generazione, parlavano di come il musicista deve pensare a suonare, fondamentalmente quello. Deve pensare a suonare, fare dischi, far bene il suo lavoro, fare live, eccetera. Madonna invece difendeva l'immagine, che comunque gli artisti dovevano puntare su questo nuovo mezzo, sul videoclip, per promuovere se stessi e la loro musica. Cosa ci dice la storia a oltre 30 anni di distanza? Che Madonna è diventata un'artista di fama internazionale e un'icona di stile, con oltre 250 milioni di dischi venduti. Hall e Oates, da un lato è vero che dobbiamo spiegare ai giovani di oggi chi sono, però, per esempio, Daryl Hall ha il suo show su una TV americana, continua a fare musica e vi consiglio di guardarlo perché ci sono un sacco di ospiti e di belle performance live. Cosa voglio dire con questo? Nel giro di 30 anni, la musica e l'immagine hanno preso due percorsi non troppo paralleli. Da un lato è vero che dovrebbero andare di pari passo insieme, ma spesso c'è chi punta su una cosa e invece dell'altra. Oggi, a maggior ragione, con i social e web, c'è chi è veramente soltanto immagine e chi invece punta sulla musica. Allora dico questo in conclusione. Noi DJ, bene, facciamo bene a supportare l'iniziativa come quella di Vannelli, e allora continuiamo a farlo. Puntiamo sulla musica, puntiamo sui personaggi veri che fanno musica. Non condividiamo le stronzate, scusate il termine, di Gianluca Vacchi, le foto, di dileggiarlo. Non condividiamo il disco che fa su spinning post prodotto. Non cerchiamo di amplificare l'hype che si è creato intorno a questo personaggio, lui come tutti gli altri. Se vogliamo puntare sulla musica, puntiamo sulla musica, crediamoci, e se magari Joe Tivannelli passa vicino alle nostre parti, andiamo a sentirlo suonare e stringiamogli la mano, che gli farà sicuramente piacere. Questa è l'unica strada per noi per poter coltivare la nostra passione, il nostro mestiere, il nostro sogno. Puntare sulla musica e portare avanti un'immagine coerente con quella che vogliamo rappresentare. Altrimenti, se vogliamo amplificare la voce di certi personaggi, siamo liberi di farlo, ma poi non possiamo lamentarci se questi prendono il posto dei DJ veri nelle console. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!